siamo giunti quasi al culmine del cammino quaresimale. E questa peculiare, particolare domenica di Quaresima è celebrata nella tradizione della Chiesa come domenica di passione. Possiamo dire che inizia una quindicina di passione. Venivano velate le croci, anche oggi qualcuno ha la buona tradizione di velarle. Venivano velate le croci che poi sarebbero state svelate, scoperte il Venerdì Santo, proprio per arrivare a vedere nuovamente il crocifisso. Ci sono dei greci che vogliono vedere Gesù e appaiono come una prima realizzazione della profezia con cui Gesù chiude il Vangelo di oggi. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Chi rifiuta Cristo rifiuta la croce e guarda con sospetto al crocifisso. Chi cerca Cristo lo trova pienamente sulla croce. Il crocifisso, che anche ai nostri giorni suscita contestazione e rifiuto, è colui al quale dobbiamo guardare, colui che dobbiamo scoprire per raggiungere la pienezza del vivere cristiano. È bellissimo il cammino di Quaresima che fin qui abbiamo fatto. Dopo le prime due domeniche, nella terza siamo entrati nel Tempio, Gesù che contesta il culto. Poi abbiamo visto Gesù in dialogo con un fariseo, con uno che conosce bene la Bibbia. Oggi ci sono dei pagani. Chi sono? Ma forse dei proseliti o dei timorati di Dio. I proseliti nel mondo ebraico erano quelli che ormai stavano facendo i passi definitivi di avvicinamento alla vita, alla religione ebraica. Timorati di Dio erano quelli che intraprendevano il cammino verso questa religiosità, verso questa forma religiosa. E quindi vediamo dei pagani che vogliono vedere Gesù. Ascoltiamo la pagina di Vangelo sulla quale poi ritorneremo evidenziando qualche cosa, spero, di utile per la nostra vita. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida, di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato? In verità, io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla che era presente aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra,
attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Ecco, abbiamo questi greci che chiedono di vedere Gesù. E Gesù descrive con una semplicissima metafora quello che sarà della sua vita. È lui il chicco di grano che morendo arriva a produrre molto frutto. Gesù sta per affrontare la sua passione che diventerà manifestazione della sua gloria sulla croce. E dall'insegnamento di Gesù vediamo che lui ci parla di una duplice gloria. La sua morte in croce è appunto la glorificazione che lui riceve dal Padre, ma nello stesso tempo lui glorifica il nome del Padre. La croce è la sintesi di questa duplice gloria, è il modo con cui il Padre glorifica Gesù ed è il modo con cui Gesù glorifica il Padre. Gesù ci insegna che saremo onorati dal Padre se anche noi arriveremo a partecipare alla gloria della croce. Inoltre, la partecipazione alla gloria della croce ci donerà di conservare la nostra vita per l'eternità. E pur nella fatica di passare dalla via della croce, questa rimane l'unica strada per glorificare il Padre e per ricevere dal Padre la sua stessa gloria. Nella prima lettura che ascoltiamo in questa quinta domenica di Quaresima, il profeta Geremia sottolinea che ciascuno di noi, ciascun uomo, ciascuna donna, arriverà a conoscere il Signore senza che nessuno lo istruisca. E Gesù nel Vangelo sembra bypassare la richiesta posta dai suoi riguardo ai greci che vogliono vederlo. Nessuno potrà istruirci su Gesù. E ha ragione a dire questo il profeta Geremia. Nessuno ci porterà a vedere Gesù. Solo guardando il crocifisso noi possiamo conoscerlo, possiamo lasciarci istruire da lui, possiamo vedere la sua gloria. Il crocifisso ci insegna la via, è lui stesso che dalla croce ci parla. Se il nostro cammino quaresimale ci ha reso capaci di andare oltre lo schema religioso che a volte assedia la nostra vita di credenti per vivere una vera adesione alla sua passione, alla sua morte, alla sua risurrezione. Se abbiamo coltivato il desiderio di una vera autenticità cristiana, allora siamo pronti a vedere la sua gloria e a parteciparvi. Vedere Gesù è possibile solo diventando partecipi della sua croce, solo condividendo la sua croce, solo stando con lui sulla croce. Abbiamo accennato, introducendoci, alla profezia di Gesù. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Dinanzi a queste parole di Gesù, ricordo
quello che ho imparato da uno dei santi sacerdoti della nostra diocesi, il quale più volte mi ha ricordato il motto dei monaci certosini. Suona così nella lingua latina: Stat crux dum volvitur orbis. Mentre tutto il mondo si muove, la croce sta ferma. Mi ha sempre colpito questa dimensione specifica, propria della croce. La croce sta ferma. E mi sembra di cogliere in questo la sintesi del Vangelo di oggi. Per vedere il Signore, per arrivare a Lui, per conoscerlo veramente, si possono sì percorrere differenti strade, ma il punto imprescindibile e insostituibile rimane la sua croce. Solo la sua croce sta ferma, solo il crocifisso è il passaggio decisivo alla gloria di Dio. Nulla se non la croce ci mostra veramente chi è Gesù e lo manifesta al mondo in tutto il suo splendore. Buona settimana santa, ci sarà un'altra voce che vi accompagnerà nella settimana santa, noi ci rivedremo dal giorno di Pasqua e per il cammino del tempo pasquale. Auguri a tutti voi. Thank you.